tutte quelle stronzate sul senso della vita. E io che t'ho creduto, coglione che sono, coglione, coglione, cazzo. Sei scappato. Io, Sei venuto qua a nasconderti. Perché te che hai fatto? Qual era la difficoltà principale nell'affrontare questo personaggio che sembra un uomo in fuga quando in realtà forse è un uomo che ha fatto delle scelte ben precise, facendolo sembrare come una fuga? Guarda, io penso che alla fine ci sono tutti e due gli elementi. È un uomo che ha fatto delle scelte precise, perché dentro di lui comunque già aveva una tendenza a vivere questo mestiere di medico, più idealizzato per esempio di come lo può vivere suo padre, che è un po' un trafficone, o come lo può vivere il personaggio di Pierfrancesco Favino. Però allo stesso tempo è vero anche che questo amico, tra virgolette, gli ha rubato il padre e la donna che lui amava. Tutti e due si sono innamorati di questa donna e lei ha scelto lui. Non è che gliel'ha rubata, però è vero che c'è una forte delusione anche, che fa sì che l'elemento di fuga e del tutto sommato, adesso ve la faccio vedere io, secondo me c'è. Perché è un personaggio che quando lo troviamo all'inizio del film sta da 12 anni in Africa. E sono scelte drastiche, che secondo me vanno anche al di là del desiderio di fare il proprio mestiere in un modo diverso. Che ripeto, c'è comunque. Non è la prima volta che interpreti un ribelle, però è passato qualche anno dai ribelli che hai interpretato, un decennio c'è di mezzo rispetto al passato. Che cambiamento hai nell'approccio a questo nuovo tipo di ribellione che non è meno importante e neanche meno determinata di quella di tanti personaggi del passato, non so, da Freccia al personaggio di Santa Maradona, per esempio? Beh, già, come tu dicevi, 10 anni sono passati, quindi è chiaro che l'approccio è diverso. Non c'è quell'aspetto giovanilistico, quell'energia giovanilistica, ma c'è un atteggiamento più pensato, comunque, più pacato, se vogliamo. Beh, diciamo che un uomo che a 40 anni comunque fa delle scelte, tra virgolette, rivoluzionarie, lo è forse in un modo più stabile, rivoluzionario, tutto sommato. Anche se invece questo film, poi c'è un certo punto, i lati d'ombra vengono talmente fuori che c'è un ribaltamento totale delle situazioni. Quindi, però, non lo so, non mi riconosco più oggi in una certa energia giovanile, giovanilistica, che per dati anagrafici non ho, però mi riconosco nelle scelte di certi personaggi, magari. Non è la prima volta che tu interpreti personaggi che non si arrendono. Il personaggio di Ormai è fatta, per citarne uno, era uno che non si è mai arreso neanche fino alla fine. Quanto è importante per te restituire queste immagini comunque di una persona che ha delle debolezze ma che comunque non si arrende alle scelte degli altri? Ma guarda, sono personaggi che mi piacciono, sono personaggi che smuovono in me qualcosa probabilmente che conosco, non lo so. Quando si dice non bisogna mai abbassare le braccia, no? Cioè non bisogna arrendersi. Io credo che questa cosa sia vera. Io penso che se uno non si arrende, che se continua a lottare anche nei momenti più difficili, poi riuscirà ad ottenere delle vittorie. Magari non sarà solamente la grande vittoria, ma ci saranno delle vittorie. Arrendersi alle scelte degli altri è triste. Io penso che per quanto possibile dobbiamo cercare di lottare. In questo mi riconosco, in questi personaggi. Adesso stai iniziando una carriera anche da produttore, è un passaggio importante che va parallelamente a quello che hai sempre fatto? È un passaggio importante, sì, perché diciamo che delle storie che mi giravano in testa le ho sempre avute. Ultimamente ho cominciato non solo a scrivere, ma a queste storie ho cominciato a trovare un riscontro in interlocutori che sono produttori, sceneggiatori, registi, eccetera. Quindi la società di produzione mi consente di sviluppare i progetti con una maggiore libertà, di farlo con un'autonomia e con una libertà che trovo indispensabili per dare un imprinting preciso a un progetto. Adesso sto scrivendo un poliziesco con 2 sceneggiatori in Francia e non voglio fare solo un film di polizia contro buoni contro cattivi in cui si sparano e si corrono dietro. Per me deve essere un film in cui certo c'è un intrigo ben preciso, ci stiamo documentando ormai da mesi con la polizia francese, quella italiana, Interpol, quindi c'è l'intrigo poliziesco, però quello che mi interessa poi in primo piano sono i personaggi. Se non ci sono quelli, secondo me la storia non ha veramente senso di essere raccontata. E quindi la società di produzione mi permette di sviluppare
nella direzione che io voglio il progetto il più possibile. Tu fai più schifo. Perché tu speculi sulla vita della gente. Perché tu sei un ladro. Tutto quello che hai è di qualcuno. Ma manco le padelle dal culo dei vecchi, devastano le vai. Pezzente. Ma falla puoi averci tutti i soldi che vuoi. E sei un pezzente. E tu se non era per me, stavi ancora nella merda. Ste mani qua, con ste mani. Che cazzo vuoi fare con ste mani? Che cazzo vuoi fare? Guardavate, che cazzo vuoi? Spacco la faccia del tuo pure di cucino qua dentro. Vattene a fanculo. Fanculo te. Ma va.